Quando si apre una tomba e che tu levi il quadrone di sigillo e guardi dentro, è qualcosa d'eccezionale. È una cosa difficile da spiegare. È un'emozione che non è indescrivibile. Sei stato il primo a entrare lì dentro, sei stato un'emozione che è indescrivibile. È un qualche cosa che va ben oltre ogni immaginazione. Senti un attimo, ma quando è che vuoi provare quell'emozione? Domani sera? No, lascia, domani sera. Ah no? Non ci posso venire. Che famo, c'è la febbre? Ma io non ce l'ho la febbre, te preoccupa. Che paura ti mette? A me la notte non mi mette paura. A me mettono paura le persone, non mi mette paura il buio. Sicuro? Sono venuto qui a Cerveteri nell'85 e sono 35 anni. Vedi. Vedi, questa è una tomba del VI secolo avanti Cristo. Ci sono le scalette, i sigilli, l'ingresso. Di solito stavo in biglietteria dentro la necropoli, però tante volte quando c'erano i tombaroli, eccetera, che la finanza ci chiamava o i carabinieri, andavamo a cercarli. Si sentiva lavorare, capito? Fanno rumore per terra quando scavano. Sono un tombarolo e cerco tesori. Speriamo di trovarlo. Ma dai, ci sono ancora ci sono le cose dei templari. La storia dei templari, tu la sai? Ma vabbè, ma i templari è una leggenda, non ma è... Ma quale leggenda? Non è vero, non è vero, per me non è leggenda. Come no? No. Ma quale leggenda? Ma quale leggenda? Il Sacro Gal, Perché secondo te non esiste? Non esiste? Il calice di Gesù. Ah, per me esiste. Qui l'unica leggenda che può esistere qui è il vaso di Pandora. Dice non si potrà mai aprire il vaso di Pandora perché se apre vengono fuori tutti quanti i segreti. Con molte probabilità lo troviamo dentro una tomba, che ne sai? Te sei stancato? Eh? Che sta a fa? Ah, la pigna vuole che gliela tiro. Dai, dai. Questo leone l'hanno trovato lì sotto a quella tomba lì. Sotto quella tomba. Questa è una tomba trovata dai tombaroli, vedi che hanno mosso tutti i scheletri, vedi tutti i scheletri che c'erano. Prendono l'oro, il bronzo, i vasi, tutto quello. Muovono i scheletri per vedere se ci sono gli anelli, capito? Le collane. Allora muovono tutti i scheletri che trovano. Poveri etruschi, erano lì da 3.000 anni, arrivano i tombaroli, eh? Grazie.
quando tu apri le tombe sigillate, esce fuori l'aria delle tombe, l'aria dei morti, e quella è monossido d'azoto. Ci puoi rimanere lì dentro, eh? Quando cercavamo i tombaroli, camminavamo al buio, capito, di sera, li senti lavorare, sai che stanno lì, però. Quindi li, con i carabinieri o la finanza, li circondavamo, chi andava di qua, chi andava di là, e li chiudevamo, capito? Scappavano. Ehi, vai! No, ma anche qui ci sono le tombe, eh. E i tombaroli cercano così, sulla terra libera, iniziano a trovare il vuoto, c'hanno uno spido, c'è un'esperienza sul lavoro, devi trovare una buca che va dritto, poi senti il masso dei livelli dei tufo, capito? E lì capisci che c'è un vuoto, quindi c'è la tomba. Più a lungo. Pure, fa un buco là. Qui è probabile che c'è il vaso di Pandora. ho capito, insomma, quando lo trovi. Non l'hai capito. Stiamo vicino a una tomba. C'è qualcosa, perché lo spido questo lungo è sceso tutto e c'è il masso attorno a 50 centimetri. Allora c'è il segno di uno scavo, di una tomba, che c'è da vedere solo come entra, il verso. E la canatoia, come quella lì, qui ce ne stanno due. La tomba è sicura, ci abbiamo messo 10 minuti e siamo professionisti, logico. Ma neanche, dove non è messo. La tomba c'è, cominciamo a scavare. Vado? Dai. Fermo. Fermo. Di qua. Un'interfaccia unica. E no, noi passiamo sotto qui, perché c'è stato le telecamere. Cioè. Spenta. Infatti è stata una spiata. Attenzione, eh. Vai. No, non è vero, perché io tante volte quando vedo i film di Indiana Jones a me mi appassiono, mi piace pure vederli, quindi a scuola non ci sono andato. Però se c'avevo la possibilità di ritornare indietro, a me io facevo archeologia, perché mi piace. Indiana Jones è uno sceneggiato, è un film, qui è, l'hai vissuta, è natura, capito? Ci sono tutte sceneggiate, capito? Cavallo è vero.